Mentre il giornale locale scrive stupidaggini funzionali per la campagna della sinistra, noi lavoriamo seriamente per lo sviluppo della città e del Porto Vecchio. Adesso vi faccio vedere. Questa è la bozza, naturalmente, dello statuto per la costituzione della società. Poi cominciamo a parlare del Porto Vecchio. Allora, qui abbiamo, fra un mese partono le ruspe del mega parcheggio di Barcola, lo vedete qui. Qui abbiamo la rotatoria della strada che porta all'ingresso e all'uscita del Porto Vecchio. Qui, come vedete, c'è tutta la strada che entra, vedete che entra così, la vedete così, entra, arriva fino a giù all'altezza della strada di Corso Cavour e rientra, come vedete, poi rientra così. E si ritorna verso Barcola, si rientra nella rotatoria. Guardate quest'area verde che parte naturalmente davanti alla sede dei generali e si sviluppa tutto lungo il Porto Vecchio. Lo vedete? Questa sarà un'area verde dedicata alle persone che vorranno fare sport, che vorranno correre con le biciclette, che vorranno fare ginnastica, che vorranno solo camminare all'interno del Porto Vecchio. Lo vedete fino in fondo a Barcola, lo vedete, c'è tutta un'area verde che ci sarà la possibilità di camminare fino a giù alle società nautiche. Qui abbiamo i due magazzini che stanno andando avanti, che sono quelli del centro congressi. Qui abbiamo il 26, dove abbiamo messo l'immaginario scientifico e dove entrerà l'ICGB e altre realtà. Poi qui abbiamo i due magazzini che diventeranno il museo che ha voluto la Presidente Serracchiani quando ha portato i 50 milioni, ricordiamoci che hanno portato i 50 milioni. Qui c'è il mercato del pesce che sarà un fish market, vogliamo portare MSC qui, vogliamo fare altre iniziative. Questo è quello che stiamo facendo sul Porto Vecchio. Allora dire che manca una visione, quando sono mesi che lavoro su questo progetto, per non dire oltre un anno, è riduttivo ed è una mancanza di rispetto per il lavoro che ho svolto miei e dei miei uffici.